Benvenuti al punto, la trasmissione di approfondimento politico e amministrativo, parliamo di attualità chiaramente, lo facciamo con due ospiti che andiamo a conoscere, Eros Brega, consigliere regionale del Partito Democratico, benvenuto, e Marco Squarta, del, dei consigliere regionale dei Fratelli d'Italia. Allora siete entrambi anagraficamente giovani, soprattutto a livello politico, anche se Brega è entrato giovanissimo a Palazzo Cesaroni e alla terza legislatura. Pesquarta invece siamo alla prima esperienza da consigliere regionale. Cosa vi aspettate da questa importantissima legislatura che dovrà trovare le giuste risposte ad un periodo, sembra infinito, di crisi economica e anche sociale? Eros Brega. Ma eh, come detto te, proveniente da ormai no, alla terza legislatura, credo che questa debba essere un po' una legislatura che debba fare i conti di un, di un processo di cambiamento in cui sta cioè, vivendo l'Europa e le difficoltà che sta attraversando l'Italia. Credo che l'Umbria, eh, l'ho sempre detto, anche negli anni passati, deve avere un coraggio forte di applicare fino in fondo quelle riforme vere che possano consentirle di rimettere in moto un'economia. Un che stenta, che è in linea con quella nazionale, ma che essendo anche una regione più piccola e con eh, diciamo, difficoltà di, delle regioni grandi, ma con eh, una dimensione appunto minore, dovrà farci i conti. Dunque, io credo che noi non possiamo in questa legislatura non eh, mettere in campo tutte quelle riforme che negli anni passati abbiamo, qualche mese in annunciato. E dico sempre una cosa fondamentale, dobbiamo sburocratizzare la macchina amministrativa, perché questo è quello che ci chiede in particolar modo il mondo dell'impresa. Le regioni devono fare ciò che gli compete il governo nazionale, il proprio. Più di andare da Marco Squarta, lei è stato presidente dell'Assemblea dell Legislativa d'Italia nella passata legislatura e i problemi dell'Umbria li ha trovati anche in altre realtà oppure sono diversi? Ogni regione ha le proprie difficoltà, logicamente... Se noi vediamo regioni più grandi riescono a confrontarsi con un'economia diversa, hanno un PIL totalmente diverso. Noi in Umbria abbiamo, pur essendo piccoli, una regione divisa sostanzialmente in due, abbiamo una grande industria presente diciamo così al sud dell'Umbria o al nord di Roma come vogliamo chiamare e abbiamo diciamo, nell'alta Umbria della piccola e media impresa, tranne qualche eccezione e queste, questa situazione noi dobbiamo farci conti. Abbiamo la richiesta in particolare delle multinazionali del problema energetico che noi continuiamo a sottovalutare, ma in questa regione c'è un problema energetico, dobbiamo fare quanto prima, dobbiamo rifare quanto prima. Questa legge sull'energia dobbiamo riprendere, mi sembra che è 10-11 anni che è ferma. Dobbiamo appunto affrontare il tema dell'energia e dare risposte. Finalmente, quelli infrastrutturali stanno venendo, che è il completamento della vita vecchia, fondamentale per il collegamento per le multinazionali con lo sbocco al mare. Altrettanto fondamentale, se non qualcosa di imminente, è il problema energetico. Dobbiamo dare alle nostre aziende, sia piccole che grandi, una risposta importante sul costo dell'energia. Eh, parleremo oh, chiaramente di infrastrutture, di trasporti e quindi di energia, di ambiente in generale. Marco Squartalo, allora, lei è parte integrante di questa legislatura, quindi anche lei chiedo cosa si aspetta e cosa si prefigge insomma di fare. Ma sicuramente per me, come diceva lei prima, la prima esperienza a 35 anni. Per me affrontare una così importante appunto esperienza anche di vita, più che oltre politica la vivo con molta determinazione, con molta anche voglia di, di, di lottare e di portare avanti le, le istanze, le tematiche che Fratelli Italia ha sempre portato avanti negli anni, la destra in generale. Io mi aspetto sicuramente un cambio di marcia radicale rispetto alla politica regionale degli ultimi anni, purtroppo non sarà così, perché poi gli attori sono sempre gli stessi. E continuiamo a avere una Presidente Marini alla guida della nostra regione, perché i dati che nella realtà viviamo a livello locale sono dati drammatici. Basti vedere i dati occupazionali anche che sono stati rilevati poco tempo fa dalla Banca d'Italia, che ha dato dei segnali preoccupanti, soprattutto per quanto riguarda la disoccupazione giovanile. Basti pensare alle imprese che negli ultimi due anni hanno chiuso in Umbria tantissime, una media più alta rispetto a quella nazionale, in riferimento alle regioni del centro. e poi Basti andare a vedere anche i conti e la gestione amministrativa della nostra regione per andare a rilevare le criticità. e come vorremmo un radicale inversione di marcia, per esempio nella gestione delle partecipate. Sono sotto gli occhi di tutti. Una gestione io ritengo sbagliata che ha portato debiti milionari. Mi riferisco per esempio all'agenzia dei trasporti, anche qui aspettiamo una radicale immersione in marcia e una trasformazione nell'Agenzia Unica dei Trasporti che potrebbe prevedere dei risparmi per milioni e milioni di euro e poi soprattutto l'aspetto delle infrastrutt dell infrastrutture dei trasporti. Noi riteniamo che la nostra regione abbia diritto ad avere dei collegamenti ferroviari, soprattutto oltre che ad una, riqu una riqualificazione dell'aeroporto, che permettono veramente alla nostra regione di essere al centro non solo geografico della nostra, del nostro paese. Ma anche proprio al centro di attrattiva dal punto di vista turistica e anche imprenditoriale. Abbiamo purtroppo delle infrastrutture, questa è una tematica che la quale io cercherò di battermi molto in questa legislatura, mi riferisco alle reti ferroviarie, purtroppo non all'altezza della nostra regione. Riteniamo insoddisfacente, siamo contrari all'ipotesi dell'alta velocità posizionata sulla media Truria e riteniamo anche che sia necessario un rilancio del nostro aeroporto, l'apertura ai privati, perché ormai non è più sostenibile una gestione pubblica. Che appunto della società che gestisce l'aeroporto, perché non è possibile che i comuni ogni anno vadano a riappianificare i debiti, anche perché la Corte dei Conti ha previsto che dal 2016 questo non sarà più possibile. Quindi ora l'ho sintetizzato in pochi secondi, perché poi la tematica no, lo approfondiremo. Comunque tema... noi vogliamo un radicale una radicale inversione di marcia che però già dai primi atti vediamo che purtroppo non sarà attuata. Però mi pare che Brega l'ha sottolineato prima, lei l'ha fatto adesso, i trasporti, le infrastrutture siano una priorità assoluta perché poi da qui insomma, parte anche un eventuale sviluppo no, dell'economia regionale, quindi i livelli occupazionali e un po' la, la, la tranquillità se vogliamo delle famiglie umbre eh, negli ultimi periodi messa... Un po' a rischio dovuto alla crisi di cui parlavamo prima. Quindi, priorità ai trasporti, alle infrastrutture e quindi alla ripresa dell'economia attraverso questi passaggi. Squarto, sì. poi andiamo da Brega. Assolutamente, io mi riferisco, <coughs> diciamo che le priorità sono sicuramente trasporti, infrastruttura e sanità, anche perché poi sono i due pilastri sì. più importanti del bilancio regionale. Per quanto riguarda le infrastrutture e i trasporti, noi riteniamo necessario, l'avevamo proposto anche come coalizione del cambiamento, la possibilità, visto che sappiamo che non è possibile che possa passare un freccia rossa dentro la nostra regione, anche perché poi loro fanno delle statistiche no? anche di passeggeri, delle, dei bacini di utenza, però la possibilità di utilizzare per esempio le nostre reti ferroviarie per poter far passare il freccia argento, che è vero che perderebbero diciamo uh, velocità sostanzialmente nelle fermate che vanno a fare per esempio nei capoluoghi, però c'è uno studio specifico fatto da ingegneri anche importanti che prevede la possibilità di recuperare queste, diciamo, queste perdite di tempo tra virgolette nelle, nei, nei conseguenti retterini, quindi noi abbiamo già fatto una proposta su questo, cioè far passare il freccio argento utilizzando le attuali rete ferroviarie presenti nella nostra regione, anche perché riteniamo assurda la possibilità della fermata di alta velocità nella media Etruria a circa 60-70 km di distanza dal nostro capoluogo. Per cui chi per esempio deve andare a prendere un treno al sud, una fermata prettamente inutile, conviene andare a prendere la Foligno a Terni, che è collegata meglio. Quindi una fermata che collega solo la parte nord del paese e comunque determina uno spostamento importante di circa un'ora e mezzo di macchina, quindi dal punto di vista dei trasporti ferroviari, dal punto di vista dei trasporti aerei, anche qui. Riteniamo la possibilità dell'apertura a privati come è avvenuto per esempio in altri aeroporti se non ero quello di Ancona dove importanti eh, compagnie anche estere private sono entrate nella gestione dell'aeroporto e hanno permesso il rilancio dello stesso e poi la, diciamo l'aspetto della sanità ma credo che, anche lì, dopo, che parliamo dopo. dopo. Adesso Eros Brega, uh, diversi passaggi no? ha sottolineato Squarta, si trova d'accordo con lui in alcune situazioni oppure? diciamo ha una io, idea un po' diversa. No, no l'ho sottolineato prima, io credo che una ripresa dell'economia passa attraverso le infrastrutture. Non si può pensare che l'impresa continui a mantenersi o investire se non ha infrastrutture. Le Infrastrutture sono infrastrutture viarie, sono su rotaie, sono sulle strade e sul tema appunto dell'energia. Credo che bisogna dare atto che eh, questa, il governo della, m, attuale della regione, anche quello passato, si è battuto molto per l'ultimo tratto della Terni Civita Vecchia e credo che questo sia più un risultato da assegnare all'Umbria più che al Lazio, anche se incide lì, dunque bisogna dare riconoscimenti quanto sono giusti di, di un buon lavoro fatto, credo mentre che sul sistema ferroviario noi come Umbria siamo eh, in qualche maniera eh, non messi troppo bene. Al di là si è messa più bene Terni o Foligno rispetto che a Perugia. C'è un sistema ferroviario da rivedere. Io sono convinto che noi dovremmo eh, pensare a un collegamento Perugia-Terni-Roma in 60 minuti. Dovremmo collegare l'aeroporto di eh, San Francesco alla stazione ferroviaria di Fiumicino in 60 minuti, perché è impensabile che Roma-Napoli si possa fare in neanche un'ora e che da Roma a Perugia noi abbiamo questo, questo problema. Dobbiamo lavorare tutti insieme. Credo che oggi il problema non sia più le divisioni ideologiche, ma bisogna avere la responsabilità di governare una regione. Oggi chiunque governa si trova in difficoltà perché le esigenze e le istanze dei cittadini sono sempre maggiori e le risorse sono sempre di meno, però bisogna riconoscere l'attuale governo, eh, governo e credo anche alla voglia anche delle dichiarazioni fatte dalla Presidente Marini di dare quella spinta ulteriore per cercare di dare quelle risposte che anche il Consigliere Squarta poneva. Ce ne rendiamo conto anche noi. Non è semplice, eh, vorremmo fare tutto domani mattina, non è possibile, però credo che bisogna dare atto che alcune cose sono state messe in fila, alcune cose sono state fatte, tante altre ne dovremmo fare e specialmente sulle partecipate, anche su questo il Consiglio di Squarta ricordava questo, io condivido, però evitiamo di fare l'errore mentre è vero sul discorso di Umbria e mobilità, ma è anche vero che il tema delle partecipate è il tema delle partecipate umbre. Non è della regione dell'Umbria e è indubbio che in Umbria manca la politica sulle partecipate. È incredibile che noi abbiamo una regione di neanche 900.000 abitanti e abbiamo 4-5 municipalizzate quando ci sono in realtà importanti del nord o anche del centro che fanno sistema facendo 3-4 milioni di abitanti. Avendocene 900.000 tutta l'incidenza va sui cittadini, più tasse e più altro. Dunque bisogna noi sicuramente riappropriarci, maggioranza e opposizione, la politica Umbria si deve riappropriare di fare una politica da qui a tempi brevissimi. Per rivedere un sistema di partecipate che non funziona più non solo in termini di bilancio ma non funziona più in termini esistenziali perché il sistema è saltato. Prega lei ha guidato l'Assemblea legislativa da, da, da presidente del Consiglio regionale, poi eh, Assemblea legislativa, il cambio insomma, della denominazione è arrivato sotto la sua presidenza. Eh, oggi eh, c'è un Consiglio regionale diciamo, più ristretto, da 30 è passato a 20. Lei prima parlava al di là delle posizioni politiche, bisogna trovare le sintesi no, e, e dare risposte ai cittadini. Lei pensa, poi la stessa domanda la farò a squarta, lei pensa che con un Consiglio regionale, con un'assemblea diciamo, eh, ristretta a livello di numeri sia più facile trovare delle, delle indicazioni come dire, condivise? Eh? Ma è tutto proporzionale, dipende sempre dai colleghi consiglieri e dalle forze politiche. Lei che pensa in questo? come le ha conosciuti fino Io credo che ci sia, grande, ci sia grande spazio per trovare punti d'incontro sia con l'opposizione del centro destra sia con l'opposizione Grillina, diciamo, perché abbiamo Stelle, dei movimenti 5 Stelle che l'abbiamo presente per la prima volta in Consiglio regionale, nell'Aula dell'Assemblea Legislativa. Credo che sia un'istanza importante perché rappresentano una percentuale importante di cittadini umbri e credo che chi governa questa regione debba confrontarsi sia con diciamo, l'opposizione del centro-destra sia anche con eh, l'altra opposizione perché comunque c'è una rappresentanza di cittadini che merita attenzione. Ma mi sembra di vedere che pian piano c'è questa disponibilità, logicamente ognuno. Con i propri ruoli, ognuno con la propria parte, cercando di trovare un confronto per il bene dell'Umbria. Guarda, eh, il portavoce del centro-destra di Seciviche Claudio Ricci in occasione del rendiconto diciamo, del bilancio giovane 2014, eh, ha detto: è inutile stare a discutere su quello fatto. Vorremmo essere incisivi sul, sul prossimo e lì magari cercare di, di, di dibattere di più eh, il resto. E, insomma, tutto quelle, tutte le voci che compongono un bilancio. Ecco voi eh, la stessa domanda che ho fatto a Brega, come vi ponete rispetto alla maggioranza? Ma sicuramente noi vogliamo fare un'opposizione, eh, come ho specificato anche ieri sul giornali eh, netta, se noi siamo alternativi rispetto al centro-sinistra. Io questo ho voluto rimarcare anche in riferimento a certi passaggi che c'erano stati in aula, anche diciamo equivocate certe posizioni di Claudio Ricci. Fratelli Italia è un partito che sta all'opposizione e che fa un'opposizione senza sconti, un'opposizione netta, ma allo stesso tempo un'opposizione propositiva. Noi già siamo credo il gruppo politico della minoranza che ha già depositato, mi riferisco alla coalizione centrodestra, più interrogazioni, anche proposte di legge, quindi da quel punto di vista noi abbiamo sempre una fase propositiva, gli vogliamo dare sempre un ripiano importante, una valenza fondamentale, però noi ci teniamo a sottolineare che siamo alternativi nella maniera più assoluta, nel senso noi atteggiamenti diciamo, che possono in un certo qual modo, spesse volte anche dare l'idea, anche se poi nella sostanza non è così, di una, diciamo, di un, non di un inciucio, ma comunque di, di un attendismo di misure anche morbide nei confronti del centro-sinistra, come cultura a fratelli Italia assolutamente non ci appartengono. Allo stesso tempo però su alcune questioni c'è stata una mozione recente per cui eh, proposta dal consigliere Chiacchione del PD, che ho firmato anch'io, quindi ci mancherebbe le proposte quando sono condivisibili e quando eh, diciamo, per nostra stessa eh, diciamo, propensione le riteniamo... Che facciano il bene della comunità Umbra ci cioè, mancherebbe, senza pregiudizio. Senza pregiudizio. Oppure, ovviamente, però, è fondamentale rimarcare che noi, comunque, siamo assolutamente alternativi. Parliamo di welfare, di sanità, abbiamo parlato di trasporti, di infrastrutture. Tra l'altro, infrastrutture E-45 autostrada o no? Squarta, perché Credo mi pare ormai... che le, le, le posizioni anche rispetto alla scorsa legislatura, rispetto al centrodestra, stiano cambiando un no, po'. No? no, diciamo che ormai l'ipotesi delle 45 in autostrada sia un'ipotesi tramontata, quindi ormai è inutile parlarne da questo punto di vista. Poi io ho una mia posizione personale che. Diciamo da quel punto di vista, eh, non condividevo la posizione che avevano assunto i miei predecessori del centrodestra. No io, ero, 45 io ero contrario all'ipotesi di Autostrade delle 45, sono come poi è emerso anche oggi, diciamo recentemente. Nel, dal dibattito anche in commissione ma anche all'interno delle forze del centro è stata una riqualificazione sicuramente delle 45 ma la mia posizione personale era contraria prima e oggi poi abbiamo visto che nella realtà non è un'ipotesi più praticabile Raga, lei la percorre tutti i giorni la 45 venendo a terni quindi l'avrebbe preferita autostrada guardi io so soltanto una cosa eh, poi ognuno farà, farà le proprie valutazioni eh, chi gira l'italia si rende conto che oramai eh, ci sono tutte autostrade, altrimenti è difficile trovare una strada, appunto l'E45 che sostanzialmente parte in Umbria, poi arriva a Cesena, in la maniera. Credo che sia una strada che viene percorsa quotidianamente in maniera alternativa da mezzi pesanti eh, che escono, su, certo. praticamente evitano, la prendono a Cesena e poi addirittura adesso con l'uscita che c'è gli Aterni e Aterni Rieti, escono da lì e vanno a prendere alle, peggio nel peggio salto peggio. praticamente. So solo che i, i contribuenti umbri pagano eh, le maggior parti spese da eh, persone che utilizzano le 45 da un traffico che è extraurbano, so che l'impatto ambientale eh, che c'è attraverso le 45, attraverso i comuni così è come se ci fosse comunque un'autostrada, so che la sicurezza delle 45, pur avendoci un traffico quasi pari all'autostrada non c'è. Mi chiedo per quale motivo non si può studiare una forma, eh, chiamiamola autostrada, di sicurezza per chi la percorre, che non sia totalmente a carico dei cittadini umbri e che si ponga in alternativa a, specialmente ai mezzi pesanti che preferiscono comunque fare le 45 perché non si paga e di là è a pagamento. Cioè voglio dire, noi prendiamo tutto il peggio sulle 45. Allora, invece di anche qua fare prendere posizioni ideologiche, cerchiamo di guardare la realtà. Io personalmente credo che aver scartato totalmente a priori l'ipotesi che di prevedere un'autostrada, magari anche regionale, magari a favore dei cittadini umbri che poteva essere per i residenti a costo zero, ma che praticamente oggi comunque gli umbri debbano pagare. La E45, la riqualificazione è giusto, ma la riqualificazione la paghiamo noi, non è che la ripagano tutti quei mezzi pesanti italiani e stranieri che ci passano, dunque anche su questo c'è stato un approccio ideologico e basta, avrei voluto valutare nel merito e poi decidere magari anche attraverso un referendum, gli Umbri sono d'accordo ad avere la E45 così o magari a trasformarla in autostrada gestita magari dalla, dalla Regione che per, gli, per i residenti fosse gratis, ma chi passava anche un piccolo pedaggio che ci consentiva di metterla in sicurezza. La allora, gran parte del bilancio regionale, come sottolineava prima anche Squarta, è insomma, occupato dalla sanità. Eh, dal sociale ma soprattutto diciamo da, da, dalla voce sanità ecco eh, cosa, cosa non funziona o cosa funziona su cosa mettereste le mani insomma per, per migliorare i servizi di sanità e welfare prima squarta poi brega poi andiamo alla conclusione ne manca poco allora per quanto riguarda la sanità tre cose fondamentali la prima la riduzione dei costi che sono costi importanti io ho fatto un'interrogazione qualche giorno fa era riferito al bilancio regionale sulla spesa corrente, cioè evitare che avessimo lo stesso caso del Piemonte, ho visto, andando a vedere gli atti, che il, per quanto riguarda il pagamento dei debiti verso i fornitori, il servizio sanitario Umbro aveva debiti per circa 28 milioni di euro. Come poter risparmiare queste cifre che poi possono essere veramente utilizzate per l'abbattimento delle liste d'attesa, che io ritengo il mio primario obiettivo, che è quello per i quali i cittadini poi vedono se la sanità funziona o non funziona. Io vedo, sono favorevole all'accorpamento in un'unica ASL, quindi ridurre, non è possibile. Il consigliere Brega faceva riferimento alle partecipate, il riferimento a 900.000 abitanti, ritengo assurdo che su 900.000 abitanti che è un quartiere di Roma abbiamo due ASL e per me questo è una cosa incomprensibile, permetterebbe una riduzione forte dei costi una centrale unica per l'acquisto che riguardano tutto l'ambito della sanità, anche qui abbiamo visto che permetterebbe risparmi per decine di milioni di euro l'anno e il controllo della spesa farmaceutica che è a me come rilevato anche dalla Corte dei Conti, lievita e fuori, diciamo, i standard previsti appunto a livello nazionale. Quindi riduzione dei costi che in pochi secondi ho cercato di ottimizzare per investirli in cosa? Nell'abbattimento delle liste di attesa, perché qui che la nostra regione e i cittadini percepiscono. ricorrendo ai privati? Ricorrendo ai privati? No, cercando di assolutamente no, cioè anche ricorrendo ai privati, però diciamo un miliardo e 800 milioni, che è la somma che viene destinata al Servizio Sanitario Nazionale, non è possibile che oggi sia un privato. Va a richiedere esami importanti come una gastroscopia e una coloscopia, abbia mesi di attesa perché è inutile che la Presidente dica così. Perché se va a fare una chiamata, è questo. Io pongo l'esempio della regione Lombardia. Noi qui abbiamo carrozzoni come WebRed, dove ci sono centinaia di persone che ci lavorano, che dovrebbero fare da filtro, che dovrebbero anche con i CUP o quegli altri diciamo, organismi perposti a cercare di dare efficienti servizi quando in realtà non lo fanno. Se uno va nella regione Lombardia e vive a Milano c'è un numero verde, non ci sono questi carrozzoni, chiede la prenotazione di un esame diagnostico o quant'altro e la risposta avviene in pochi giorni. Questa è la direzione, quindi ridurre i costi. Gli sprechi che oggi ci sono, ho fatto riferimento alle due ASL, al centro unico per gli acquisti, ai debiti che io vorrò capire di 29 milioni di euro che le ASL hanno, per i quali appunto lo Stato ha poi trasferito i fondi alle regioni che poi hanno riversato alle ASL: quindi ci sono la possibilità di risparmiare, di ridurre i costi, di snellire anche qui dal punto di vista burocratico la macchina amministrativa della nostra regione a livello sanitario. Per la prima priorità è quella di estate, se poi, chiudo anche qui. Una regione con 900.000 abitanti, ci sono 15 ospedali. Anche qui andrebbe un attimo rivisto quando abbiamo regioni con minor costi. Saluto con piacere l'entusiasmo del consigliere Squarta. Vorrei solo ricordare al consigliere Squarta che la sua forza politica, nella passata legislatura, avrebbe avuto la possibilità, come tutto il centrodestra, di votare una proposta di legge che prevedeva un'unica ASLE sottoscritta da me dal consigliere Smacchi e dal consigliere Barberini, attuale assessore alla sanità, e ho detto ma la sua forza, la comunque le ha detto lei che rappresenta <ride> la stessa forza politica, comunque il centrodestra eh, diciamo non votò questa legge ma eh, si astenne e dunque permise eh, alla maggioranza per un voto di fare giustamente le due altre. Dunque mi, mi permettevo di ricordare al consigliere Squarta che una cosa che lei oggi... Eh, cioè, sì, cioè, Anch'io è... non la pensavo come loro sulle 45, no. non la penso come i miei predecessori. No, due, ho solo sulle no io solo ho solo ricordato al consigliere che c'è stata una proposta di legge che mi dispiace che il centrodestra, mi auguro che laddove si dovesse ritornare a parlare di queste riforme, mi auguro che il centrodestra assuma un protagonismo diverso e dia un contributo diverso e non quello del diciamo sottigliamento totale a, eh, al più forte. Il tema della sanità è un tema importante. Diamo atto a questa regione che in questi anni è riuscita a costruire una sanità veramente su misura dei, degli umbri: è una sanità che permette a tutti i cittadini di avere delle risposte, è una sanità che a livello nazionale viene presa come riferimento sia sotto il profilo dei bilanci che sotto il profilo diciamo, sanitario. Sicuramente dovremmo affrontare alcuni temi. Mi sembra che l'assessore Barberini da qualche mese stia lavorando su, questo, su questi temi. Mi sembra che abbia avuto il coraggio l'assessore Barberini rispetto agli ospedali che appunto il Consiglio Squarta ricordava di annunciare la chiusura di due ospedali, ci sono state rivolte ma è andata avanti, ma perché sono convinto che noi dobbiamo dare un'assistenza sanitaria a tutti gli umbri, ma non è più pensabile. Eh, o, eh, ma anche perché non c'è più la sicurezza da dare agli umbri di avere l'ospedale diciamo, come inteso come ospedale sotto, a, sotto casa. Però noi abbiamo l'obbligo di dare l'assistenza sanitaria a tutti gli umbri, sia quella di emergenza che quella diagnostica. Noi dobbiamo avere il coraggio di dividere in questa regione la sanità, l'emergenza. Dunque un cittadino che si sente male deve avere nel più breve tempo possibile il soccorso, il 118 a disposizione. Poi c'è la sanità e la diagnostica. La diagnostica e i servizi per i cittadini, bisogna darli a tutti, da, eh, da Città di Castello a Otricoli, voglio dire. Però nello stesso modo, credo che, ribadisco, oggi eh, non dobbiamo eh, demolire la sanità umbrale, anzi dobbiamo secondo me esaltarla, riconoscergli un ruolo importante sia dei professionisti che ci lavorano, ma anche dei bilanci che in questi anni sono stati, nonostante la nostra anche piccola realtà, eh, non si può proprio... Eh, eh, paragonare l'Umbria con la Lombardia perché deve, non ci sono alcuni riferimenti fondamentali, non c'è ludenza. Però credo che nei dovuti paragoni non a caso l'Umbria su questo è la regione presa di riferimento. Dunque riconosciamo al governo eh, diciamo sia al, al passato governo della Presidente Marini ma anche dei passati governi che sulla sanità l'Umbria forse è stata una delle regioni più importanti che la nazionale si è distinta per la positività sia per, per l'aspetto economico che per l'aspetto sanitario. Squarta non è molto d'accordo su questo l'ha spiegato prima, avrà occasione anche in altre trasmissioni siamo alla fine siete espressione dei due capoluoghi di provincia Brega di Terni, Squarta di Perugia se vi chiedessi di scattare una fotografia sulla problematica più importante della vostra città su cosa puntate l'obiettivo Squarta? quindi parlo di Perugia? dai parla di città. Perugia Beh, chiaramente Perugia. se vuole può scattare una foto anche a Terni no poi no, faremo se fare se la Perugia, cosa. no no su Perugia, sì. Problematiche ci sono, credo che da questo punto di vista il nuovo sì, sindaco... La priorità assoluta insomma. Oggi, oggi la priorità assoluta di Perugia credo che siano due fondamentalmente da continuare a battere, che sono la sicurezza e a tema di oggi permettetemelo di dire la questione nestlé perugina che è una questione alla quale io da Perugino, ma da Consiglio regionale in generale dovrebbe interessare anche a tutti, ma vedo che anche anche persone che non sono di Perugia, consiglieri regionali come l'asta Terni la è una diciamo. situazione che ovviamente mi preoccupa molto e da quel, dal mio punto di vista che sono dalla parte totale dei lavoratori quindi queste Beh, le due principali quindi la, la fotografia eh. principale sulla sicurezza e sulla, sulla vertenza nel stella perugina brega mi consentirei di fare una foto sull'Umbria perché tu come sai io ho sempre preferito parlare di Umbria io credo che oggi l'Umbria abbia bisogno appunto di una grande spinta economica se dovessi fare una piccola riflessione sulle due realtà, diciamo, divise, non tanto né per le due realtà, tra diciamo, quella del nord e quella del sud, direi che nella città di Terni c'è più una, una risposta sul tema ambientale forse nella città di Perugia c'è una risposta maggiore sul tema delle infrastrutture, dei trasporti, dei collegamenti. Però credo che il tema sia l'Umbria, perché l'Umbria intera può superare... Le difficoltà che ci sono e oggi dobbiamo evitare sempre di più di entrare in, terri, in, in esteri di che all'Umbria fanno solo che male. Li lasciamo al derby che ci sarà nei prossimi giorni. Terminati i 180 minuti, torniamo a lavorare per l'Umbria perché l'Umbria si salva e l'Umbria va avanti solo esclusivamente se noi parleremo da Umbria, se ci dividiamo perdiamo tutti, non c'è una città che vince e una città Vabbè, non eh, che perde. Non mi chiedo chi vincerà il derby perché il campionato è iniziato da poco, il Perugia ha vinto, la Ternana ha perso, quindi bisogna Lo vedere, ancora c'è bisogno di mettere in campo insomma, le, vere, le vere potenzialità delle tue squadre. Buon lavoro ad entrambi, grazie, grazie. a Eros Brega del Partito Democratico, a Marco Squarta dei Fratelli d'Italia, grazie, grazie per la vostra presenza, grazie anche ai nostri telespettatori che ci hanno seguito, l'appuntamento è la prossima settimana. Arrivederci.